Innanzitutto vi chiedo scusa del ritardo, ma avevamo in corso una riunione. Vi fornisco i dati che adesso abbiamo acquisito definitivamente dalle regioni e abbiamo condiviso con il Ministero della Salute. Sì? Ah, ecco. Allora, partiamo. Vi do i dati della situazione. Complessivamente abbiamo 132 persone che sono state positive al coronavirus. Di queste, due sono decedute e una è guarita. Lo sapete, il ricercatore che abbiamo riportato da Wuhan. I numeri sono, per quanto riguarda la Lombardia, 88 persone affette dal virus, in Veneto 24, in Piemonte 6, nell'Emilia Romagna 9 e 2 nel Lazio. Sono i due ricoverati ancora all'ospedale Spallanzani. Il totale delle persone che sono quindi attualmente sotto osservazione dal Servizio Sanitario Nazionale sono 129, di questi sono 54 ricoverati negli ospedali con sintomi, 26 sono in terapia intensiva e 22 sono in isolamento domiciliare. Questi sono i dati che abbiamo censito in queste ore e quindi questo è il dato che vi posso comunicare. Ci sono domande? Se ci sono domande, posso? Prego. Anch'io 89. Okay. E confermo. Ma questo significa così, che forse in altri paesi lo stanno facendo in modo meno serio di noi, perché appare questo quello che mi piace. Cioè, guarda, sono tanti perché lo so, bravi a trovare. Noi abbiamo un livello di prevenzione, come sapete, elevatissimo. Abbiamo disposto per primo il controllo nei porti e negli aeroporti e tutti i possibili casi li abbiamo verificati, abbiamo fatto il tampone, abbiamo fatto le prove di laboratorio, quindi sono diverse migliaia. Poi credo dal pomeriggio il dato che vi daremo, Piero, il dato che vi daremo è anche il dato dei tamponi eseguiti, perché è significativo dare questo dato. Vi chiedo scusa se non ce l'ho adesso, ma potete immaginare che stiamo definendo anche un protocollo con i colleghi delle regioni per comunicare questi dati. Quindi confermo quello che ha dichiarato il Presidente del Consiglio. Allora, sotto il profilo delle strutture vi posso dire che noi abbiamo fatto un lavoro insieme con le nostre strutture operative, in particolar modo con le forze armate, che voglio ringraziare perché abbiamo la disponibilità di diversi migliaia di posti in tutto il territorio nazionale. Questo è il quadro che ci è stato fornito dalle forze armate, che hanno lavorato in modo veramente eccezionale, e abbiamo, non ho un totale generale, ma vi potrei fornire il dettaglio complessivo, ma vi posso dire che solo le infrastrutture dell'esercito rese disponibili potrebbero essere 3.412 posti letti in 1.223 camere. Questo è un esempio, come quelle rese disponibili dall'aeronautica militare potrebbero essere 1.789 posti letto in 290 camere.
No, qui c'è un dato, 1789 posti letto. Quindi abbiamo un quadro sia delle nostre strutture operative che anche degli alberghi. Abbiamo una ricognizione fatta con i colleghi delle regioni e siamo pronti a utilizzare anche alberghi per queste attività. Quindi non abbiamo problemi di strutture per quanto riguarda il ricovero e l'assistenza di personale. Allora, il numero dei tamponi me li hanno portati, sono oltre 3.000, quindi come potete vedere c'è un livello elevatissimo di screening sanitario. Angela Caponetto, Rai News 24. Nei comuni che sono citati nel decreto sarà allargato il numero dei comuni in isolamento? Per esempio mi viene da pensare il comune in cui si trovano i familiari, la famiglia che è andata via dalla Lombardia, adesso si trova in Campania? Questo rientra nell'ambito di una valutazione che faremo d'accordo con le regioni, è una valutazione del Comitato Tecnico Scientifico. Sapete che il decreto legge che sarà è stato approvato ieri sera e sarà reso noto nelle prossime ore, prevede un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per individuare queste aree. Per il momento sono l'area ovviamente di Vo e Euganeo in Veneto e l'area del Lodigiano, dei 10 comuni, cui ha fatto cenno anche il Presidente del Consiglio dei Ministri ieri nella sua dichiarazione. Radio Zunino di Repubblica, c'è qualche informazione in più sulla catena del possibile contagio sia a Vauganeo che nella Bassa Milanese? L'OMS sembra avere dei dubbi, cioè trova un po' strano il caso Italia. E la seconda cosa, esiste una previsione dell'ondata di questo contagio? In Cina sta diminuendo, adesso esplode da noi, c'è una previsione sulla possibile onda di contagio? Allora, non siamo riusciti, le strutture sanitarie non sono riuscite a individuare il paziente zero, questo ancora non l'abbiamo individuato e quindi è difficile poi formulare anche previsioni su quella che può essere la diffusione. L'unica misura concreta e valida da adottare è stata quella di chiudere questi territori. Sì, prego. Buongiorno, Annalisa Venditti di Chi l'ha visto, Rai 3. Nell'ordine di quello che state monitorando e vedendo in queste ore, i 10 comportamenti da seguire sono ovviamente immagino ancora validi, ma state aggiornando questa guida? Ci sono altre cose che dobbiamo dire agli italiani che devono fare? No, allora rispetto a questi comportamenti da tenere non ci sono aggiornamenti. Si stanno definendo tutta una serie di linee guida sui comportamenti da tenere all'interno delle aree, quelle chiuse o altre disposizioni per la gestione delle criticità a livello nazionale qualora dovessimo avere l'esigenza. E queste saranno emanate, queste linee guida, da parte del Ministro della Salute quanto prima. Grazie, grazie a tutti. Grazie.